Questo è il secondo video di presentazione della parte laterale destra, anzi laterale sinistra del cabinet e Silverstone Raven 4. Come possiamo notare, non c'è assolutamente nulla se non questo foro che permette la ventilazione nella parte sinistra del cabinet, perché ci sono due ventole in immissione frontali. E la rimozione del pannello è facilissima perché è permessa tramite la rimozione di due viti tulles, ecco una caduta, quindi davvero immediata. Qui c'è un po' di pressione purtroppo perché avevo già inserito dei cavi e soprattutto l'alimentatore. Questo per farvi vedere una cosa che noteremo fra pochissimo. Bene, allora il quantitativo di cavi presenti nella parte posteriore è quello che vedete, cioè è presente il connettore di installazione per periferiche USB 3, e qui troviamo il reset switch. Troviamo inoltre i due connettori per le due ventole frontali a 120 mm e da 180 mm, connettori da 3 pin. Poi troviamo un power switch e troviamo infine questo connettore che porta il HDD LED, il power LED più il power LED negativo, e più ovviamente all'HD audio. Sì, qui dietro possiamo notare che sono presenti anche altri due cavi, ma che non fanno parte della dotazione originale, in quanto sono derivanti dal connettore e hot swap CP05, sempre della stessa casa produttrice, quindi Silverstone. Cosa possiamo dire per quanto riguarda il plate posteriore? Beh, innanzitutto che il cablaggio. Vediamo se riesco a posizionare. No, si vede perfettamente, direi che non ci sono problemi. Vediamo un attimo, d'accordo. Innanzitutto, una cosa veramente eccellente è la modernità del design, nel senso che qui cosa notiamo? Notiamo il foro di installazione per backplate aftermarket, quindi di dissipatori aftermarket. Questo foro di installazione è molto grande e quindi permette anche l'installazione di eventuali sistemi per socket 2011, anche se ricordiamo che il socket 2011 Intel presenta un sistema di installazione che è già predisposto e davvero molto funzionale. Ci sono elementi innovativi determinanti, tra cui la rimozione del plate della scheda madre. E questo avviene in veramente pochissimi passaggi rispetto ad altri modelli della concorrenza, che non presentano però una rimozione tramite uno scorrimento orizzontale, perché generalmente i plate sono removibili orizzontalmente. In questo caso no, in questo caso sono removibili tramite la rimozione di tre viti, una, due e tre. E c'è un sistema di blocco orizzontale e verticale che permette il fissaggio, e quindi questo cabinet e questo plate, che dobbiamo dire che è anche molto resistente, quindi è una qualità molto elevata. E questo plate si può essere rimosso quindi posteriormente, come possiamo vedere dalle fotografie. E la rimozione quindi è facilissima. Per quanto riguarda il materiale della paratia, è acciaio ed è molto resistente, infatti la deformazione sarà difficilmente possibile. Sono presenti diversi fori passacavi, tra cui uno posteriore, uno molto grande alla base per gli hard disk, 2, 3, 4, 5 che però sono bloccati, 6, 7, 8 questo è bloccato e 9. Il nono serve per il passaggio dei connettori di alimentazione dell'alimentatore. Altre cose, sì, quindi la robustezza elevata, la qualità, è presente uno spessore notevole per quanto riguarda i plate posteriori e frontali dell'alimentatore, e questa è una cosa molto importante perché
Qualora ci fosse un'elevata rigidità strutturale del cabinet, del telaio, ci sarebbe anche una riduzione delle vibrazioni dello stesso. E ovviamente Silverstone, sotto questo punto di vista, ha sempre realizzato soluzioni che non sono economiche. Infatti, lo ripeto, sebbene sia presente un frontalino in plastica e una parte superiore premovibile, come vedremo fra pochissimo, in plastica. Per quanto riguarda l'interno, è davvero un cabinet di qualità elevata. Ci teniamo a sottolinearlo perché è veramente un punto di forza di questo modello. Non sono presenti guai in antitaglio. Il foro di alimentazione della CPU, che si trova in questo caso nella parte inferiore, è molto grande, quindi permette il passaggio di connettori di alimentazione PS12 V. Con estrema facilità. Ad esempio, qui nel caso dell'alimentatore, qui è stato utilizzato un FSP Aurum Pro da 1 kW. Basta semplicemente farlo passare qui o nella parte posteriore e voilà, ed è fatto. Ci si mette davvero un attimo. Teoricamente non è necessario l'utilizzo di prolunghe, anche se qui ne vediamo una, sempre nella Silverstone, che ricordiamo che non è fornita in dotazione come il connettore CP05. Lo spazio del cablaggio posteriore è molto buono perché si attesta a 2,2 mm circa, anche se questo riguarda la parte inferiore, quindi in totale sono circa 2,4-2,5 mm o 2,6 mm. All'incirca 2,5 cm, il che è veramente ottimo. Quindi non ci sarà nessun problema posteriormente per il cablaggio. Questo è un altro elemento di punta di questo modello. Una particolarità è che purtroppo, dato il design che tende a preferire un utilizzo ad aria, non c'è la compatibilità per radiatori, se non quello da 120 mm posteriore, che comunque non è consigliabile perché l'utilizzo di questo cabinet è consigliato per sistemi ad aria. Infatti non è un cabinet per soluzione a liquido. Il posizionamento della PSU dell'alimentatore è superiore, e questa volta, se riusciamo, a differenza del primo video, dovremmo essere capaci di rimuovere la parte superiore. Vediamo. Benissimo, ok, ci siamo riusciti. Quindi niente. Ah, ecco, voi non l'avete visto. Comunque sia, la rimozione è davvero facilissima. Ovviamente è predisposto il filtro antipolvere posteriore che abbiamo menzionato prima. E niente, quindi c'è la predisposizione superiore dell'alimentatore. In uno spazio dedicato che è fondamentalmente eccellente perché l'installazione avviene in pochissimo tempo, in pochissimi secondi. Basta semplicemente prenderlo ed infilarlo dalla parte superiore, avendo rimosso il plate superiore. Si fissa posteriormente ed è fantastico, insomma. L'immissione d'aria può essere configurata sia nella parte superiore che nella parte inferiore. Quindi è permesso addirittura l'utilizzo di alimentatori passivi. E questa è una cosa che non è affatto comune in cabinet classici, ordinari. Perché un alimentatore passivo permette l'installazione in cabinet che presentino questa configurazione. Una configurazione invertita, quindi con la ventola nella parte bassa, che aspira aria, quindi nella parte bassa, ed espelle l'aria nella parte posteriore, è sconsigliata per un motivo, perché il PCB si trova nella parte superiore, in questo caso si trova nella parte inferiore, quindi il calore per convezione sale verso l'alto, e quindi permette l'installazione di cabinet di alimentatori passivi. Notizia eccellente, in questo caso c'è la ventola, quindi l'alimentatore non è passivo. Cosa possiamo dire? E niente, fondamentalmente questo è quanto. È un cabinet deformazione posteriore? Guardate, non si muove. Veramente eccellente. Ci sono cabinet che si deformano molto con la semplice pressione di un mignolo. Qui, questo significa che, ad esempio, nell'installazione di periferiche o di schede video potenti non ci sarà deformazione strutturale. Guardate qui, ad esempio. Vediamo se riusciamo a mettere a fuoco. Ecco.
Questo è un elemento che porta ad una maggiore stabilità delle parti laterali del telaio. Perché? Perché il ripiegamento porta ad una solidità strutturale davvero maggiore. Questa è una caratteristica di tutti i cabinet Silverstone. E dobbiamo dire che questo Raven 4, nonostante presenti queste, diciamo, finiture in plastica abbastanza scadenti, se vogliamo, perlomeno a livello estetico, e sì, diciamo alcuni dettagli che non sono proprio al massimo, non sono eccellenti sotto un punto di vista puramente visivo. Per il resto, è davvero un modello eccellente. Per quanto riguarda la rimozione del meccanismo di protezione per gli slot da 525 frontali. Cosa possiamo vedere qui? Ad esempio, la qualità delle componenti. Questo è un elemento che generalmente si rompe durante l'installazione o nella modifica dei cabinet, quando si va a installare ad esempio un lettore DVD o un fan controller. Generalmente può rompersi in cabinet sui 100 euro di valore. Ecco, qui invece c'è uno spessore che è davvero elevato e di certo non porterà a questo tipo di problematiche. Chiudo qui e vi invitiamo a commenti per la recensione, dato che questo, diciamo, è il primo tentativo di video recensione per quanto riguarda alcuni elementi del cabinet all'interno. Ah, da notare il fatto che qui c'è una luce e come vedremo successivamente si illuminerà.